9 dicembre scorso, Salvo Sallemi postava sul suo profilo Facebook delle foto raffiguranti lo stato del tetto dell'atrio degli uffici del giudice di pace di Vittoria, dove pioveva acqua e sollecitava interventi solerti. Ieri, visitando nuovamente i locali, notava il persistere del problema. Oramai da più di un mese, inizia Sallemi, la struttura versa in uno stato lontano dal decoro consono ad una sede giudiziaria. Piove dal tetto dalla zona dell'atrio e nell'aula in cui si svolgono le udienze penali. Il personale lavora al freddo ed è costretto a provvedere con mezzi di riscaldamento personali. Spesso manca la carta per adempiere alle incombenze di cancelleria. Il collegamento alla rete internet spesso non funziona. I faldoni in cui vengono riposti i fascicoli di ufficio vengono riciclati sino all'inevitabile smaterializzazione. All'interno dell'atrio spesso personalmente ho visto cani che, seppur sollecitati dal personale di cancelleria ad allontanarsi, la manutenzione della struttura compete al Comune di Vittoria, il quale deve garantire il decoro e la decente fruibilità della struttura. Da avvocato e da cittadino mi sento di difendere e pretendere che i luoghi ove si amministra la giustizia, qualunque ne sia il grado e la competenza, debbono essere decorosi e sufficientemente fruibili al fine di consentire a tutti, cittadini, giudici, avvocati, personale di cancelleria, di poterne decentemente usufruire. Mi auguro che si intervenga prontamente. Ieri pomeriggio alle 17 un comunicato stampa da parte del Comune di Vittoria diceva così: a causa delle condizioni meteorologiche avverse e soprattutto dell'abbondante pioggia che ha interessato la provincia di Ragusa nelle settimane scorse, si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua nella struttura di via Gaeta che ospita i locali del giudice di pace. Lo scorso 9 dicembre è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici dell'ufficio manutenzioni insieme ai responsabili della sicurezza del Tribunale di Ragusa. Sono stati già effettuati dei lavori riguardanti l'impermeabilizzazione del soffitto, allo scopo proprio di evitare la penetrazione dell'acqua nelle mura dell'edificio. La polemica sollevata da alcuni ex consiglieri comunali dunque è destituita di ogni fondamento, poiché gli interventi manutentivi sono stati fatti in data antecedente rispetto alla denuncia pubblica riportata dagli organi di informazione. L'ufficio manutenzione precisa che i lavori proseguono per rendere i locali pienamente agibili e dunque fruibili alla collettività. Stamattina, già dalle ore 8, i problemi di infiltrazioni d'acqua sembrano spariti. Il 10 dicembre, ho postato sulla mia pagina Facebook un messaggio nel quale dichiaravo e dicevo qual era lo stato dei luoghi del giudice di pace di Vittoria. C'erano delle immagini raffiguranti praticamente una parte del tetto dell'atrio divelto e segnalavo che c'era un bivacco di cani, che mancava il riscaldamento, che il personale dell'ufficio di pace di Vittoria era costretto a lavorare in condizioni poco decenti. Avevo comunicato e ho comunicato al mio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa di intervenire e prontamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ha fatto una nota. Ieri sulla Sicilia usciva un comunicato stampa sulle mie rimostranze e sulle mie, come dire, lamentele nei confronti dell'ufficio tecnico che tardava nell'intervento. Interventi che, attenzione, dovevano essere fatti già da più di un mese. Ieri esce un comunicato stampa della Commissione Prefettizia nel quale si legge che ciò che sostengo io è destituito di ogni fondamento e che l'infiltrazione è stata già da tempo riparata. In realtà l'infiltrazione è stata riparata ieri mattina e stamattina alle 8 meno un quarto hanno provveduto a riparare anche il tetto. Io sono felice della solerzia degli uffici competenti, però non si può dire che quello che dico io è destituito di ogni fondamento. Così si offende l'intelligenza di chi parla e di chi si spende per la città. Qua non è una questione politica, qua non ci sono prese di posizioni politiche, qua c'è un ufficio che rappresenta l'unica sede giudiziaria della nostra città, che deve essere mantenuto con decoro, che deve essere consentito, che deve consentire una fruibilità a tutti gli operatori del settore, cittadini, avvocati, cancellieri e chiunque entra all'interno di questa struttura. Dire che le cose non sono come l'ho sostenuto io, di fatto, sostanzialmente, significa fare politica. Questo è qualcosa che francamente non mi aspettavo.
Il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, stamattina ha presieduto in prefettura una riunione tecnica di coordinamento interforze alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e con la partecipazione del comandante della sezione della Polizia Stradale di Ragusa, al fine di disporre il rafforzamento della vigilanza lungo le strade della provincia durante le imminenti festività natalizie di fine anno, in considerazione del consueto sensibile incremento della circolazione stradale sulle principali arterie viarie, in particolare verso le località turistiche di maggior richiamo. In considerazione poi del maggiore afflusso dovuto alle numerose ricorrenze e celebrazioni che vedranno una significativa intensificazione di presenze di cittadini, fedeli e turisti lungo le strade e i centri storici della città, saranno programmate specifiche, discrete misure di vigilanza volte a garantire la sicurezza e la massima fruibilità degli itinerari cittadini. Al fine di garantire inoltre la sicurezza della circolazione, sarà disposta l'intensificazione dei servizi coordinati di controllo e una mirata azione di prevenzione e di contrasto delle violazioni delle norme di comportamento del codice della strada, con il coinvolgimento per i servizi di specifica competenza della Polizia Provinciale e dei corpi delle polizie municipali. Al riguardo, con il fondamentale apporto della Polizia Stradale, operato soprattutto sulle strade statali, sono state ribadite le collaudate distribuzioni dei servizi tra le varie forze di polizia, con la presenza sulle strade extraurbane dei carabinieri e della polizia provinciale e nei centri urbani delle polizie locali e negli orari notturni ancora dei carabinieri e dei commissariati di polizia. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla predisposizione dei servizi presso le località di particolare interesse turistico e religioso, nelle quali solitamente si registra un maggiore afflusso, nonché ai luoghi tradizionalmente mete di gite e passeggiate. Sempre al fine di tutelare la sicurezza pubblica, saranno altresì programmati servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dei botti di fine anno, con particolare riguardo al controllo sulla vendita e sul possesso di prodotti non conformi alle certificazioni UE e all'utilizzo indiscriminato degli stessi, in relazione al quale i comuni saranno invitati a predisporre apposite ordinanze di divieto. Come di consueto, sarà altresì sottolineata l'importanza del ricorso agli organi di informazione per la diffusione all'utenza di notizie tempestive e aggiornate sul traffico e sulla percorribilità delle strade in caso di eventuali criticità. La sezione Polizia Stradale di Caltanissetta intensificherà i controlli sulle autostrade e sulle principali arterie di comunicazione della provincia in occasione delle festività natalizie di fine anno. Garantiranno il controllo e pattugliamento sulle autostrade delle principali arterie di comunicazione nei tratti di propria competenza. In proposito, sarà assicurata la massima presenza sull'autostrada A19, sulla strada statale 640, sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela, sulla strada statale 115 nel tratto di competenza Licata-Vittoria, sulla strada statale 117 bis tratto Gela-Niscemi e sulle arterie provinciali di maggiore percorrenza. Infatti, il prevedibile incremento del traffico veicolare in occasione delle festività rende indispensabile l'impiego di tutto il personale della specialità e dei mezzi disponibili, con il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle violazioni alle norme di comportamento alla guida e di assistenza alle persone in viaggio. Sarà intensificato inoltre l'impiego di tutte le apparecchiature speciali in dotazione ai reparti, quali telelaser di ultima generazione, al fine di contrastare con la massima efficacia le violazioni delle norme di comportamento e in particolare gli eccessi di velocità, spesso cause di incidenti stradali. Saranno altresì effettuati servizi mirati al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti, con l'utilizzazione di precursori, alcol blow e etilometri per accertare la guida in stato di ebbrezza. Saranno rafforzati anche i servizi di vigilanza all'interno delle aree di servizio, con l'impiego di personale in abiti civili per la prevenzione e repressione dei reati, con
particolare riguardo a furti, scippi e rapine. La Polizia Stradale di Caltanissetta, nel rinnovare l'invito alla prudenza, fornisce anche alcuni suggerimenti per porre in essere una condotta di guida più ordinata e sicura. Prima di mettersi alla guida, controllare l'efficienza e la funzionalità del veicolo in tutti i suoi organi e controllare la pressione dei pneumatici. Non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato o cenato o comunque in condizioni di stress e stanchezza. Evitare di sovraccaricare l'autovettura con pacchi ingombranti. Osservare rigorosamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovetture con le cinture di sicurezza. I bambini devono viaggiare sugli appositi seggiolini. Indossare sempre il casco protettivo per chi si pone alla guida di motoveicoli e ciclomotori o viaggia su di essi. Azionare sempre tempestivamente l'indicatore direzionale prima di effettuare un sorpasso. Rispettare i limiti di velocità, che in ogni caso va adeguata alle contingenti condizioni della strada, del traffico e atmosferiche. Si raccomanda inoltre la massima prudenza e attenzione durante la guida. Appare quanto mai opportuno sensibilizzare gli automobilisti affinché prima di mettersi in viaggio richiedano le informazioni sulle condizioni atmosferiche e di viabilità dei tratti interessati e dotino i propri veicoli di pneumatici idonei, portando al seguito anche le catene da neve laddove previsto. Nel raccomandare una puntuale e scrupolosa osservanza delle norme di comportamento predisposte dal codice della strada a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, si ricorda infine agli automobilisti che è prevista la sospensione immediata della patente di guida nei casi di circolazione sulle corsie di emergenza, di inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali, di velocità eccessiva e di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Otto pullman dell'azienda siciliana Trasporti faranno la spola tra il nord e la Sicilia per consentire agli universitari isolani fuori sede di poter rientrare a casa per le vacanze di Natale. Adesso anche i lavoratori siciliani fuori sede potranno far ritorno a casa nel periodo natalizio utilizzando i bus a tariffa agevolata messi a disposizione dall'AST, la società della regione. Lo ha deciso il governo Musumeci per venire incontro alle numerose richieste pervenute. Le partenze sono previste da domani al 24 dicembre da Milano, Roma e Napoli con destinazione Palermo, Catania e Messina, con un costo del biglietto rispettivamente di 30, 20 e 10 euro. Le corse di ritorno sono invece programmate dal 5 al 7 gennaio agli stessi costi fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza al momento sono fissati per le ore 9:30. La prenotazione e il pagamento dovranno avvenire tramite il sito internet del l'AST www.astsicilia.it. Otto i pullman Gran Turismo dell'azienda siciliana Trasporti, più altri 5 in caso di necessità, insieme a un'officina mobile, con 40 autisti che si alterneranno alla guida, che faranno la spola tra il nord e la Sicilia. A causa delle proibitive tariffe delle compagnie di volo, sottolinea il presidente della regione Nello Musumeci, moltissimi siciliani rischiavano di non poter trascorrere il periodo festivo con i propri cari. Abbiamo deciso di varare un'iniziativa unica nel suo genere, prima limitata ai soli studenti universitari, ma adesso estesa a tutti i lavoratori fuori sede. Una soluzione di emergenza che comunque non ci farà arretrare neanche di un millimetro dall'obiettivo finale, che è quello di poter riuscire a garantire ai siciliani tariffe aeree ragionevoli. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna Natale al porto. Mercatini natalizi, animazioni e un fantastico villaggio di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini ogni fine settimana del periodo delle feste. Il porto turistico di Marina di Ragusa si prepara a celebrare le imminenti festività con numerose attrazioni all'insegna del divertimento. Un entusiasmante villaggio di Natale accoglierà gli ospiti in un clima di allegria, offrendo loro tante
tante animazioni, spettacoli e novità. Stasera ci sarà una speciale cena di Natale al porto turistico per celebrare questo periodo di festa. C'è fibrillazione tra i ristoratori e gli esercenti che operano al porto turistico e che hanno deciso di organizzare un buffet di Natale in programma stasera alle ore 20 nei locali della sala atelier per proporre le loro eccellenze culinarie e offrire al pubblico la piacevole atmosfera che si respira al porto Ibleo. Ad allietare la serata anche una bellissima atmosfera natalizia per una vera festa da vivere insieme con anche i diportisti stranieri. Contributo di 10 euro a persona. L'appuntamento di venerdì apre il fine settimana di allegria da vivere al Porto Ibleo in occasione del Natale al Porto. Il calendario di eventi organizzato in occasione delle feste natalizie, con tanti momenti di relax e svago, dedicato ai grandi e ai più piccoli. Torneranno le animazioni con la presenza di artisti e mascotte che caratterizzano i fine settimana, così come sabato pomeriggio e domenica per l'intera giornata tornano i divertenti gonfiabili gratuiti per i bambini, così come la casa di Babbo Natale e Natalina. Ci sono inoltre le casette dei mercatini natalizi e poi le offerte dei tanti negozi per lo shopping e i regali da mettere sotto l'albero, da ammirare poi il suggestivo presepe allestito su una barca dei pescatori che a guardarlo sembra un vero e proprio dipinto. Al centro la capanna costruita sulla poppa della barca con teli di jute e ramoscelli verdi accoglie la Madonna e San Giuseppe in attesa di Gesù bambino. Davanti a loro sono tutti adagiati i re magi che pare quasi camminino verso la natività. Tutti intorno il mare, le cui sfumature sono pennellate di colore su questa tela preziosa. Il sole lo riscalda con i suoi raggi, dandogli una luce diversa ogni ora del giorno, mentre la sera la luna e le stelle sono fili d'argento che si poggiano dolcemente sui volti dei personaggi. Il Natale al Porto è dunque un'occasione per passare giorni di festa in riva al mare, insieme alle numerose attività commerciali che regaleranno momenti di serenità a tutti i visitatori del Porto.
Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, a nord, schiarite con transito di velature sparse. A sud, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, molte nubi con deboli piogge intermittenti. A sud, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, a nord, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. A sud, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Mercoledì 18 dicembre con replica giovedì 19 dicembre alle ore 20:30 sul palco del Teatro Modicano c'è stato lo spettacolo Show Before Christmas. Protagonista Antonio Modica, cantautore modicano, dalle importanti collaborazioni oltreoceano, accompagnato da Lucio D'Angelo al basso e Claudia D'Angelo alla voce. Due ospiti d'eccezione, Deborah Jurato, vincitrice della 13ª edizione di Amici di Maria De Filippi, e Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017. Musica e non solo, con bellissime scenografie e video multimediali, il concerto ha regalato brani inediti come l'ultimo singolo di Modica, la più bella musica pop e rock nazionale e internazionale e le più emozionanti melodie natalizie. Sul palco anche Alessandra Ira, Vincenzo Fontes, Saretto Emmolo, Peppe Emilia, Mirko Augello, Salvatore Assenza, Maurizio Agosta. La serata è stata in collaborazione con l'associazione Mod Music Project. Stiamo vivendo un dicembre magico grazie a tantissimi appuntamenti di rilievo che ci accompagneranno per tutte le feste, commentano il presidente della fondazione, il direttore artistico Giovanni Cultrera e il sovrintendente Tonino Cannata. Aspettiamo il nostro pubblico per le varie serate in teatro previste per questo mese e per il tradizionale scambio di auguri in occasione del concerto del primo dell'anno.